Rolando, un altro bel test per la Fiorentina. Sì, assolutamente, è stato un test impegnativo e ci stiamo preparando bene per l'inizio del campionato che ormai è vicino e niente, penso abbiamo fatto una buona gara, abbiamo messo una buona intensità, volevamo vincere come tutte le partite, però abbiamo pareggiato. Senti, stavolta il livello era un po' più alto, però comunque da un punto di vista fisico mi è parso stiate particolarmente bene. Sì, stiamo bene fisicamente, stiamo bene mentalmente, stiamo lavorando bene durante la settimana e come ho detto ci stiamo preparando al meglio per la ripresa del campionato perché vogliamo partire forte e fare più punti possibili. Ci hai provato anche con il destro un paio di volte, anche con coraggio, no? Al volo è mancata la precisione, però ti sei trovato nella condizione di battere a rete. Sì, assolutamente, ho provato a calciare di destro perché comunque sono arrivato lì e la palla era sul destro, ovviamente preferisco calciare di sinistro come ben sapete e purtroppo non è andata bene, speriamo che arriveranno in campionato. State giocando tante partite, ancora non siete riusciti a mettere, avete un po' di infortunati tutti insieme, però state aumentando anche il minutaggio, no? E ti chiedo a questo punto a che percentuale siete perché il 4 poi si fa sul 6. Sì, è difficile darti una percentuale precisa, stiamo lavorando, ho detto stiamo bene, ci stiamo preparando al meglio per l'inizio del campionato, speriamo di farci trovare pronti, abbiamo voglia soprattutto di farci trovare pronti, quindi non vediamo l'ora che rinizi il campionato. Senti Rolando, avete iniziato la stagione col centrocampo a 3, adesso siete a 2, cosa cambia per i tuoi compagni e soprattutto per te? Ah sì, il mister ha sperimentato prima il centrocampo a 3, adesso ci siamo messi a 2 con il trequartista che comunque ci viene spesso ad aiutare sia in fase di possesso che in fase di non possesso, quindi bene o male le dinamiche sono sempre quelle. A 2 magari riusciamo a coprire un pelino meglio il campo in fase di non possesso ed è una cosa che ci sta aiutando molto, ci sta portando i benefici credo. Sei pronto a giocare con Amrabat? Mi pare sia un giocatore che sta parlando tutto il mondo, in grande forma, lì in mezzo al campo, una coppia bella da vedere nuovamente. Sì, assolutamente, è un piacere, aspettiamo Sofi, stasera avrà una gara importante e ci dispiace che non sia arrivato in finale, facciamo tutto il tifo per lui, adesso dopo la partita di stasera lo aspettiamo a braccia aperte qua a Firenze perché è un piacere rivederlo e soprattutto ci vogliamo complimentare con lui per il mondiale che ha fatto perché ha fatto un mondiale strepitoso e fargli complimenti a tutto il Marocco perché comunque ha fatto un mondiale davvero all'altezza delle aspettative, ha fatto un mondiale alla grandissima, quindi davvero complimenti. Mi dici solo come stai vedendo Castrovilli, che forse Castrovilli è il grande atteso di questo periodo? Sì, Gaetano lo vedo bene, già da quando è rientrato nei primi giorni, dopo l'infortunio l'abbiamo visto bene, non ha mostrato alcuna paura, sta molto bene, quindi lo aspettiamo e abbiamo voglia di vederlo insieme a noi quanto prima.